Con qualche patema, forse imprevisto, la Paffoni vince gara 1 dei quarti di finale playoff alla Parabattisti, termina 62-57 per la squadra di Ghizzinari, che ha dovuto davvero sudare le proverbiali 7 camicie per avere ragione di un'Aurora Desio sbarazzina che non aveva più nulla da chiedere al suo campionato, un grande traguardo già alla qualificazione ai playoff, e il fatto di essere liberi mentalmente ha consentito ai ragazzi di Frate di giocare una partita di grande energia, una partita in cui Desio ha chiuso avanti il primo quarto con il punteggio di 15-11 e un break nella finale appunto di quarto di 9-0. Nel secondo periodo la Paffoni si è aggrappata ad Arrigoni, 7 punti praticamente consecutivi per lui, ha messo il naso avanti con Simoncelli, e proprio Simoncelli dopo 6 punti di uno dei migliori in campo, Marcelo Lippe sulla sirena, ha regalato ai suoi il più 2 sul 30-28. Nel terzo quarto Omegna ha provato la prima fuga della partita andando con la tripla di Arrigoni sul 35-28 e poi dopo un canestro di Milani a segno dopo tantissimo tempo e la tripla di Fratto sul più 9 sul 44-35. Finale di quarto però con gli ospiti che non hanno mollato la presa, si sono rifatti sotto chiudendo sotto di 5 al 30esimo sul 45-40. Nell'ultimo periodo un po' di nervosismo e qualche decisione arbitrale francamente molto molto discutibile, da prima il tecnico a Milani che ha consentito agli ospiti di pareggiare sul 45-45, da qui in avanti il grande protagonista è stato Alex Simoncelli. Due triple, due canestri di penetrazioni e due liberi per lui con 5 falli subiti. E così la Paffoni ha rimesso prepotentemente il naso avanti sul 53-47. A segno anche Torgano che ha ucciso di fatto il match sul 56-50 dopo un altro tecnico, questa volta alla panchina, questa volta a Ghizzinardi. Finale in controllo per Omegna. Al 30esimo il punteggio 64-57. Gara 2 in programma mercoledì alle 21 ad Esimo.